Ascoltare Marco Beltrandi, che è dirigente radicale e che nel 2006 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle file della Rosa nel Pugno. Lui è stato anche deputato nella scorsa legislatura, che era cominciata nel 2008, con l'incarico di componente della Commissione di Vigilanza RAI. Marco, naturalmente lascio libero l'intervento, solo poi un piccolo richiamo, se vogliamo, a quello che diceva Pier Paolo, che ha fatto riferimento ai due referendum, quello del 91 e quello del 93, e quindi sulla legittimità invece di continuare ad ignorare questi due referendum. Allora, proviamo a passare il microfono a Marco Beltrandi, che è un po' più lontano. Benissimo. Grazie. Allora, grazie. Grazie anzitutto dell'invito e dell'occasione. Faccio solo un accenno a una questione che mi ha colpito, che mi dava molto da pensare, ed è un intervento del professor Marconi. Perché è anche il titolo del convegno, quindi anche la ragione d'essere di questo cantiere, no? Quando lui dice, ma mi stavo chiedendo, dico, ma l'intervento, cioè la decisione liberale può scaturire dall'intelligenza collettiva? È interessante questa questione, perché se ci pensiamo è una sfida notevole, almeno in Italia, con la storia dell'Italia, in cui quando c'è stato qualcosa che assomigliava a una decisione liberale, non scaturiva certo da un'intelligenza collettiva, ma scaturiva da anzi una tradizione politica di leadership elitaria. Cioè, è sempre stato così in Italia, è stato un limite storico, è stata la breve fase liberale della storia italiana rispetto ad altri paesi, una fase di elite, molto elitaria nelle sue manifestazioni. Chissà, io ho dei dubbi, non ne sono sicuro, certamente è una questione interessante, una sfida interessante, tanto più che oggi abbiamo indubbiamente delle possibilità teoriche, almeno degli strumenti tecnici, che dovrebbero consentire teoricamente una maggior possibilità di sondare l'intelligenza collettiva. Se dovessi dire io, scusate la battuta, ma sui sistemi elettorali più che intelligenza collettiva vedo una disintelligenza, non vorrei usare un altro termine più forte, collettiva, perché è un dibattito che è sempre molto confuso, è sempre molto pasticciato a mio modo di vedere. Quindi questa è una premessa che lascio a un aspetto metodologico, che però è interessante, lo trovo stimolante, una sfida stimolante. Va bene, vengo invece sulla questione dei sistemi elettorali. Dunque, molto è già stato detto. Allora, esistono dei modelli che sono storicamente sperimentati in società diverse, non c'è dubbio, e io sono anche d'accordo con chi dice che un sistema elettorale, per esplicitare al meglio i suoi effetti, ha bisogno di un'applicazione per anni. È vero, perché i comportamenti degli elettori non si modificano in due giorni o in un turno elettorale, non c'è il minimo dubbio su questo. Diciamo che perché un sistema elettorale per i partiti politici è un po' come un sistema premiale in un'organizzazione complessa, cioè distribuisce premie e sanzioni a seconda dei comportamenti che vengono ottenuti, no? E quindi per modificare i comportamenti si richiederebbe una certa costanza. Invece noi questa costanza non la riusciamo ad ottenere. Allora io un problema che mi pongo è: ma siamo sicuri che noi questa costanza non la otteniamo proprio perché, invece di rifarci a modelli storicamente provati, abbiamo l'ambizione di fare un modello italiano che mette un po' assieme di tutto? E questo è il dubbio che ho. Perché? Allora, veniamo subito al sistema che sarebbe adesso quello frutto degli accordi. Dunque, noi abbiamo una ripartizione di base proporzionale. I sistemi proporzionali hanno pregi e difetti conosciuti da tutti. Sappiamo benissimo che in un sistema parlamentare pluripartitico col proporzionale tu hai il massimo della rappresentanza, mai assolutamente la Quarta Repubblica francese, attenzione, quella della crisi, non quella della, cioè quella che portò alla quinta, non quella
Quindi non c'è dubbio che questo sarebbe l'esito, noi l'abbiamo anche già visto, cioè non è governi debolissimi, instabilità continua, eccetera, eccetera. Poi quando parliamo di sistemi elettorali e della loro influenza sui sistemi partitici, bisognerebbe sempre anche pensare ai sistemi di finanziamento della politica, che sono anch'essi molto, influenzano molto il sistema partitico. L'abbiamo visto col Mattarellum, perché il Mattarellum aveva una gran quota, 75% di collegio uninominale, aveva poi il 25% di proporzionale, ma poiché i partiti avevano stabilito una soglia bassissima per accedere al finanziamento pubblico, anche in assenza di eletti, perché questo era, anche questo ha favorito molto la proliferazione partitica. Per cui è vero che col Mattarellum non c'era l'alternativa, sì, bipolare, fra virgolette, ma in un caos partitico. Infatti poi nella legislatura, la ricorderà Giachetti, del 2006, al governo dell'Ulivo, cosa eravamo in 13, 14, non so, vabbè, è un numero indecente dal mio punto di vista, è impossibile, incompatibile con un governo. Comunque, ora il problema è che il collegio uninominale è un altro modello che ha i suoi pregi e i suoi difetti noti. Allora, un legislatore potrebbe scegliere un modello conosciuto, e invece no, e invece vogliamo un sistema proporzionale che ha, attenzione, le liste corte, perché così, e ha ragione Giachetti su questo, vediamo sulla scheda, speriamo, ok, sulla scheda vediamo chi sono i candidati di quel collegio. E quindi non c'è la lista di 30 persone o 40 persone in cui tutto ci può essere. E però il collegio, la ripartizione dei seggi avviene su base nazionale, quindi con un collegio unico nazionale, che è un elemento che rafforza la proporzionalità. Allora si dice, e però, è proprio per evitare il caos, abbiamo delle soglie di accesso, sbarramento alte, 5%, 8%, in coalizione, 5% se si partecipa a coalizioni che hanno almeno il 12% su scala nazionale, e al tempo stesso diamo un premio di maggioranza. Io ho l'impressione che combinato disposto, se stanno così le cose, fra soglia di sbarramento alta e accesso al premio di maggioranza al 35%, rischi fortemente un effetto distorsivo in termini di eletti rispetto ai voti espressi, non troppo dissimile da quello del Porcellum. Per cui delle due anch'io prenderei dei provvedimenti: o abbasserei un po' le soglie di sbarramento, rendendo quindi il Parlamento un po' più rappresentativo, oppure o anche contestualmente alzerei la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza. Il problema però qual è? Che questo doppio turno eventuale, in collegio quindi plurinominale anche se piccolo, è un sistema a doppio turno molto insolito, perché solitamente nei sistemi a doppio turno, come quello che amo anch'io come Giachetti amo il sistema a doppio turno francese, anch'io lo considero, tra l'altro secondo uno studio di Duverger, un po' antico, ma io lì mi sono formato, quindi mi scuserete, secondo uno studio di Duverger, mi ricordo che dimostrò numeri alla mano come il doppio turno francese fosse nel secondo turno addirittura più maggioritario negli effetti del turno unico inglese, cioè nel senso che la differenza fra partiti elettorali e partiti parlamentari era ancora maggiore, perché nel doppio turno francese al secondo turno gli elettori valutano i tuoi accordi di desistenza o di, come posso dire, di accordo successivo al primo turno, cioè quindi c'è un voto posteriore. Qui invece avresti un doppio turno in cui per prendere il premio di maggioranza o per scavalcare o provare a scavalcare lo sbarramento ti coalizzi prima del primo turno, quindi non si presentano i partiti da soli al primo turno e poi al secondo turno nel collegio uninominale si sfidano i due candidati, no, qui l'alleanza è prima. Poi c'è un voto di primo turno ed eventualmente un voto di secondo turno, è una novità che si può sperimentare, magari funziona pure, ma dobbiamo essere consapevoli che in questa forma è una cosa nuova. Perché io continuo invece a pensare che tutto sommato, tanto più in un sistema parlamentare,
tanto più in un sistema parlamentare. Il collegio uninominale, non mi importa poi se un turno o un doppio turno alla francese sia migliore, per questa ragione. Perché se io ho collegi molto piccoli, ma veramente piccoli, anche territorialmente, non solo come numero di candidati, non solo come numero di eletti in ciascun collegio, ma se io in ogni porzione piccola di territorio eleggo una sola persona, quella persona lì è il vero rappresentante del territorio. Io per esempio all'ultima elezione sono stato eletto dentro le liste del PD in una lista dell'Emilia Romagna in cui io ero al 15° posto, ma ce n'erano 40 persone, 40 candidati. Esatto. È chiaro che io, cioè in quella situazione io non rappresento nessuno, perché io sono eletto in un territorio regionale insieme ad altre 40 persone che tra l'altro oltretutto appartengono a partiti diversi, che hanno orientamenti più diversi, quindi è un sistema che non va da nessuna parte, non dà forza all'eletto, non allontana il vincolo di rappresentanza del territorio, lo rende nullo. Tra l'altro do a Giachetti merito, con le sue battaglie non violente, anche di aver intuito quello su cui secondo me il mio partito è stato un po' in ritardo, cioè gli effetti in questo contesto già sfasciato, gli effetti ulteriormente dannosi del Porcellum. Noi l'abbiamo visto in Parlamento, perché il Porcellum con questo sistema toglieva, eliminava praticamente del tutto l'autonomia del singolo parlamentare. Noi molto spesso ci appelliamo alla coscienza del parlamentare, ma che coscienza ci può essere se uno mira alla sua rielezione? Evidentemente dovrà essere assolutamente prona ai desideri di chi ti mette in lista in una certa posizione piuttosto che in un'altra, appunto. E infatti quei pochi parlamentari che avevano una forza elettorale loro, poi lasciamo stare il clientelismo, quello che si vuole, però quei pochi parlamentari che avevano una voce prima, e quella voce lì non l'abbiamo più sentita, a parte qualche eccezione di coraggiosi che dicono: a me non mi importa niente di essere rieletto o meno, e quindi io faccio quello che ritengo giusto. Però poi questo si paga alle elezioni, che poi alle elezioni il capo partito non ti mette più nello zibaldone. E quindi è questa la vera forza, secondo me, cioè che nel turno unico, collegio uninominale, l'elettore sceglie. E poi se ci sono le primarie prima ancora meglio, perché ovviamente allora c'è la scelta anche per primarie, sono d'accordo, per legge, che se non sono per legge è una roba, si fanno solo dove convengono, si fanno magari a due giorni dal voto, abbiamo visto anche questo purtroppo nell'esperienza del PD, che però almeno ha il merito di averci provato, cioè di aver introdotto un sistema che ha un suo interesse nell'ambito di un maggioritario, assolutamente. Quindi poi con dei difetti, sì, è vero, primarie, però ecco, allora lì sì c'è la scelta dell'elettore, cioè il partito decide il candidato, oppure se ci sono le primarie che scelgono il candidato, però il tutto prima di tradurre in seggio parlamentare è sottoposto alla ratifica del voto. E nel secondo turno francese è così lo stesso, perché è vero che fra primo e secondo turno avvengono degli accordi, ma c'è sempre la ratifica alla fine dell'elettore. Se all'elettore non piace quell'accordo non si va a votare, come spesso succede, oppure viceversa si punisce il partito che ha fatto un accordo magari con la destra di Le Pen, che non è condiviso da una parte degli elettori. Questo per dire. Quindi io non credo che ancora una volta un sistema misto sia un sistema che ci consente di fare un passo avanti nell'ambito di un sistema come il nostro. È vero che c'è anche la riforma, è vero che il bicameralismo perfetto ha bisogno di essere superato, chi è stato nelle assemblee legislative lo sa che non si va avanti così, in questo modo, ed è vero ed è importante, però io credo che un sistema misto fatto in questo modo, cioè proporzionale di base ma con soglie di sbarramento e premi di maggioranza, con collegi, con liste bloccate ma corte, quindi è vero che vedi nomi ma non puoi scegliere il singolo nome, io non credo che sia il sistema valido, perché poi ecco, su questo chiudo, Roberto giustamente rivolgendosi a Pierpaolo Segneri diceva: ma il sistema a collegio uninominale è ancora più selettivo.
sì, attenzione però, è ancora più selettivo a livello nazionale, cioè nel senso che è chiaro che tu potresti anche avere il 30% dei voti a livello nazionale, in teoria non vinci nessun collegio, pare difficile, ma può anche capitare perché magari hai voti diffusi dappertutto e rimani fuori, però il grosso vantaggio del collegio uninominale è che tu puoi anche con piccoli voti a livello nazionale, se vinci, è difficile, ma se vinci in un collegio entri. Quindi cioè, è anche il sistema per consentire a quelle forze politiche che hanno, questo può essere anche un limite per certi aspetti, però non se ne esce a un certo punto, cioè nel senso che se vogliamo che ci sia governabilità, rappresentatività del territorio, un legame col territorio ci deve essere, con i rischi certo che poi si creino tipo lega dei sindacati del territorio e che quindi facciano prevalere l'interesse locale su quello nazionale, però un sistema ideale che consente tutto questo non esiste, non è mai stato sperimentato, gradirei non sperimentarlo in Italia, perché di esperimenti ne abbiamo fatti anche troppi e mi sembra che siano andati tutti piuttosto male, devo dire, e temo anche questo. Poi è vero che il sistema che c'era prima, perché adesso con la sentenza della Consulta non c'è più, il sistema che c'era prima era inaccettabile per i cittadini, inaccettabile per gli eletti, era dannoso per il Parlamento come istituzione, dannoso per il territorio, dannoso per tutto, quindi bene il superamento, c'è sempre il rischio che si, non credo sia questo il caso francamente, ma c'è sempre il rischio che si possa fare pure peggio di quello che c'era prima, anche se non credo che sia questo il caso, ma credo che il collegio uninominale, che tutti dicono, tra l'altro è questo il contrasto, perché quasi tutti i partiti dicono, però il collegio uninominale sarebbe meglio. Sarebbe meglio, poi però quando si va nei fatti c'è sempre qualcuno che blocca per le più varie ragioni, che sia turno unico, che sia doppio turno, alla fine non si fa mai. Chiudo solo con un ultimo riferimento alla Corte Costituzionale, perché guardate, io ho parlato tantissimo, lo vedo, io mi chiedo ancora oggi come sia stato possibile superare il problema del giudizio di ammissibilità della Corte. Io ho saputo che sono passati dalla Corte dei Conti, perché chiaramente il nostro è un sistema indiretto, c'è un freno naturale. Cassazione. Ah, dalla Cassazione, mi avevano detto dalla Corte dei Conti, comunque non cambia molto. Il nostro è un sistema indiretto, quindi la Corte si attiva solo, non su istanza di cittadini, ma solo se un giudice ritiene non manifestamente infondata e essenziale per la causa la sottoporre alla Corte la questione. Come un gruppo di avvocati sia riuscito a fare una roba del genere nel rispetto di giurisprudenza, anche se in Italia non ha il valore inglese, ma insomma nel rispetto, mi pare qualcosa che andrebbe, meriterebbe un approfondimento, anche perché Roberto, io e te potremmo essere d'accordo anche su questo magari, se si apre una via di questo tipo, cioè di sottoporre per sola questione di diritto, quindi non con interessi economici, ma per sola si può sottoporre, i cittadini potrebbero sottoporre attraverso una via un po' complicata, ma per sola questione di diritto, senza interessi economici, una questione di costituzionalità, allora devo dire che per i riformatori liberali si aprirebbe una strada interessantissima, cioè in teoricamente io penso ne potremmo approfittare molto, ho il sospetto che non sarebbe così, ma è una cosa da approfondire. Poi leggendo il merito della sentenza bisognerebbe capire se vale la pena. Ecco, appunto, anche questo è vero. Grazie, scusate per la lunghezza.